riprende un po' l'emozione perché la soddisfazione è grandissima. Oggi ho avuto praticamente per gli sforzi fatti da noi e da tutto lo staff, abbiamo avuto un riscontro che è veramente meraviglioso, tutto grazie al pubblico che è venuto qui a trovarci a Jesolo. E noi ci diamo anima e cuore per fare questa manifestazione che speriamo che cresca per gli appassionati, per tutte le persone che non possono avere un fuoristare, una moto, ma che possono partecipare in qualche modo ed essere presenti a questo evento che merita di essere visto. Non voglio vantarmi perché non è il mio stile, ma voglio dire che, anzi, spererei che venisse come evento a livello nazionale e che potesse partecipare di tutto. Voglio ringraziare il mio staff, che tutte queste persone che sono qui vengono diciamo per passione, nessuno prende una lira, tutti danno del suo per poter far partecipare il pubblico, le persone, i bambini e tutte quelle persone che vogliono venire in spiaggia qua a vedere questo evento. Ciao, Jet Immagine contribuisce qui con Daytona Beach, con il mitico Adriano Bergamo a questa fantastica manifestazione. Io mi occupo di moto d'acqua, un po' di quad, jet vetor, l'uomo che vola in acqua. La Daytona sta crescendo sempre di più, è fantastico perché ha una caratteristica particolare, possono correre tutti, senza licenza, senza... Tu vieni qui, ti iscrivi, corri con il quad, con la moto da cross, con la moto d'acqua. Hai la possibilità di provare anche il jet vetor, così provi la sensazione anche di guidare in aria, a livello mare, attaccato a una moto d'acqua. Una figata! Signori e signori, seguite il www.daytonabeachdiesolo.com, sempre. Ciao ragazzi! Importanza elevata nel nostro campo perché dà la possibilità a tanti giovani di esercitare uno sport che ha tante regole che purtroppo nel nostro mondo stanno mancando. Il volo è uno sport che ti obbliga a mantenere delle regole ben precise per poter fare questo tipo di sport, insomma. Daytona Beach 2014 a Jesolo, le due nostre rotelline. Voglio dare un grande messaggio anche a tutti quelli che mi ascoltano, che questa manifestazione è adatta a un vasto pubblico, piccoli, medi e grandi, abili o non abili, capito? Qui si mette le ruote nella sabbia e si dà proprio la propria abilità per chi è veramente bravo nella sabbia e chi meno bravo. Tutti al Daytona Beach anno 2015, tutti vi aspetto, tutti qui presenti, anzi vi vogliamo di più!